Grave lutto nel mondo del cinema italiano. È morto infatti Vittorio Taviani. Era un famosissimo regista e con il fratello era tra i cosiddetti maestri del cinema. Vittorio aveva davvero una età piuttosto elevata, era nato nel 1929, invece il fratello Paolo era del 31. Era veramente uno dei personaggi probabilmente più fertili del cinema all'italiana, un sodalizio con il fratello Paolo, che adesso non c'è più. Formato da due fratelli registi, sceneggiatori di San Miniato, che compirono i primi passi al Cineclub di Pisa in Toscana fino all'ultima pellicola realizzata a quattro mani lo scorso anno. Un uomo davvero di grande duttilità che ha fatto parte del mondo del cinema con una carriera di onorati premi ricevuti e soprattutto una gran quantità di situazioni che si sono venute a creare nel corso degli anni davvero piuttosto positive per lui. Tante, infatti, molteplici le soddisfazioni in ambito, io lo chiamo, cinematografico. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione del presente video. Ieri è morta un'altra donna che ha fatto parte della TV, o meglio del cinema, Isabella Biaggini. Oggi invece si spegne un altro grande pilastro del cinema italiano, che è per l'appunto Vittorio Taviani, regista di fama nazionale ed internazionale. Ringraziandovi per il gentile ascolto, vi auguro una buona giornata. Una serena domenica. Questo video non vuole violare la privacy né di Vittorio Taviani né della famiglia Taviani, ma solo informare eventuali persone del fatto che purtroppo si è spento un grande uomo che del cinema ha saputo reinventare tutto ciò che poteva essere reinventato. Un saluto e Vittorio riposi in pace. Amen.